Ed eccoci di nuovo insieme, cambiamo argomento ed ora vi presentiamo un bel libro tutto da leggere in questo periodo oltretutto di restrizioni, abbiamo più tempo da passare a casa e dedicarci anche alle nostre passioni, tra cui la lettura. Il libro è edito da Il Rio ed è uscito proprio in occasione dell'8 marzo, della festa della donna, perché le donne hanno un ruolo davvero importante nel libro, ma ne parleremo tra pochissimo con la scrittrice, alla quale do subito il benvenuto. Ilaria Motta, benvenuta. Grazie, buonasera Angela, buonasera a tutti e a tutte. E con la direttrice editoriale del Rio, Giada Scandola, ben ritrovata Giada. Grazie, buonasera a tutti, un saluto a tutti. Allora Giada, intanto anticipiamo anche su Mantova che il Rio Editore con Oligo Editore ha aperto una nuova sede su Verona. E Esatto, questa è la novità del abbiamo. 2021. Esatto, abbiamo fatto questo salto, ci siamo buttati sulla città di Verona finalmente, perché in realtà è un passo che già volevamo fare da un po'. E siamo in corso Cavour numero 10, abbiamo spostato la direzione editoriale su Verona. Su Mantova continuiamo ad essere operativi con il nostro ufficio in via Principe Amedeo, con la nostra libreria, però ci siamo allargati. E quindi davvero anche una cosa importante in questo momento così un po' di sospensione, ancora di instabilità, un bel messaggio di ottimismo e credere nel proprio lavoro e nel futuro. Giada, allora oggi presentiamo questo libro che si chiama Punti di incontri di Ilaria Motta. Dicevamo un libro nel quale le donne sono protagoniste, è il fil Sì, rouge. esatto, sì, è un libro che è uscito in occasione della Festa della Donna e come ha saputo sottolineare in maniera anche molto intelligente l'autrice, non solo il giallo della mimosa, ma anche il rosso di questo smalto della copertina del libro, il rosso del rossetto, il rosso che è amore, che è passione, che è tutto ciò che viene rappresentato dalla donna. È un omaggio alle donne che è uscito appunto in occasione della festa per i diritti, è la festa dei diritti internazionali della donna dell'8 marzo. E allora, Ilaria, intanto anticipiamo anche un po' il suo curriculum, è laureata in editoria e giornalismo all'Università di Verona e ad oggi conta varie pubblicazioni sia online e non solo dei suoi racconti, ma arriviamo a questa esperienza con il Rio Editore, la pubblicazione del tuo nuovo libro. Molto emozionante, sono molto emozionata. È un sogno che si avvera perché di fatto è il mio primo libro ufficiale e questa raccolta di racconti, appunto, come diceva anche Giada, in cui le donne sono protagoniste e creano loro questi punti di incontri. Come dice la parola stessa, ovviamente essendo incontri non è una celebrazione delle donne tout court, messa lì così, ma anzi, essendo un incontro c'è bisogno di un'altra parte, di un altro personaggio maschile o femminile. Questo ci tengo a sottolinearlo, nel senso che è un libro che parla di donne, ma non solo alle donne, è diretto a tutti, uomini e donne, ed è giusto che questa cosa secondo me deve essere sottolineata. Perché per abbattere gli stereotipi, le discriminazioni e i cliché che ci sono anche, sono anche analizzati nel libro, c'è bisogno della collaborazione di entrambe le parti. Mi trovi pienamente d'accordo, Ilaria. Spesso noi donne leggiamo appunto storie di altre donne che ci sono d'aiuto, di stimolo, anche a volte per dare delle svolte importanti nelle nostre vite, ma chi avrebbe davvero bisogno di capirci un po' di più forse sarebbero gli uomini. Esatto. Allora, Ilaria, arriviamo, insomma, ci hai già un po' introdotto il tuo libro, del quale non sveleremo troppo, perché giustamente l'obiettivo è quello poi di leggerlo con calma a casa e quindi sfogliarlo pagina per pagina. Ma partiamo dalla tua esperienza personale, quindi da quando è nata in te la passione per la scrittura, poi insomma con i tuoi studi l'avrai sicuramente, diciamo, fortificata questa passione che è diventata anche una professione. Sì, assolutamente. Diciamo che partiamo proprio dall'inizio, nel senso che prima ancora della scrittura è nata la passione per la lettura. Perché
già quando andavo alle elementari. E mia mamma mi leggeva le classiche fiabe della buonanotte e mio padre, lo fa ancora oggi, è stato un po' il fautore della lettura, quindi di consigli. Per citarne una, il mio primo Harry Potter me l'ha consigliato caldamente lui perché io non volevo leggerlo, quindi, e lo fa ancora adesso. Quindi da questo inizio per la lettura poi è nata anche la passione per la scrittura. All'inizio non portavo a termine quasi niente, erano proprio bozze così. E poi pian piano ho iniziato con delle piccole pubblicazioni online, finché poi ho iniziato a scrivere racconti, racconti brevi, che appunto potete trovare anche in questo libro, e è una passione che è un po' difficile da spiegare, nel senso che è molto naturale, molto impulsiva, quindi è più forte di me, cioè io devo scrivere, per cui È nei un'esigenza. momenti liberi, sì, è un'esigenza che si deve concretizzare, per cui nei miei momenti liberi non è solo semplicemente una valvola di sfogo, è proprio la mia creatività che si mette all'opera, insomma. Dopo sul talento giudicheranno i lettori e le lettrici se vorranno leggere il mio libro, ovviamente. Da dove trae ispirazione? Ma banalmente posso rispondere, ma è la verità, dalla realtà, nel senso che spesso ciò che ci circonda viene visto con uno sguardo un po' superficiale perché abbiamo fretta, abbiamo tante cose da fare. Invece a volte soffermarsi su un dettaglio, su un particolare, io osservo molto ciò che mi circonda, le persone, la loro gestualità e quindi anche da queste cose che possono risultare banali e quotidiane, mixate con un po' di immaginazione, può creare appunto i miei scritti, i miei racconti. Per citare un aneddoto, per esempio, il primo racconto si chiama La ragazza del tavolo 11, di cui c'è un breve estratto nella quarta di copertina. È nato proprio per caso, ero al tavolo di un bar al ristorante e il numero del tavolo era l'11 e con i miei amici così è nato questo titolo e dopo pian piano ho sviluppato la storia, che è un'eccezione, di solito non succede che mi venga in mente prima il titolo e poi il racconto. E questo per dire appunto che pesco molto dalla realtà e poi non la copio pari pari, ma la rimaneggio, insomma. Bene, Giada, torno da te perché mi fa piacere sottolineare il fatto che dalla vostra casa editrice c'è davvero molta attenzione nella scelta degli scrittori, ma anche delle opere, che non sono mai banali, ma hanno sempre dei messaggi importanti. Guarda, io ti ringrazio molto perché penso che sia un bellissimo complimento che si possa rivolgere a un editore. Purtroppo usciamo da anni dove l'editoria prima è stata creata, la copertina, è stato creato il contenitore e poi improvvisamente va riempito con un contenuto. Noi invece abbiamo voluto, anche quando siamo nati nel nostro piccolo, procedere in maniera inversa. Abbiamo sempre voluto dare la precedenza al contenuto del libro e di qui la grande attenzione verso testi che vengono letti, che vengono riletti, che vengono proprio passati, scandagliati riga per riga. Diamo anche tanta precedenza ai giovani perché insomma sarebbe un controsenso, noi siamo giovani. Ilaria poi per me è anche una soddisfazione personale perché Ilaria è stata la prima nostra stagista in casa editrice, noi siamo nati che non avevamo neanche un computer, utilizzavamo proprio il computer nostro personale, eravamo ancora nella nostra vecchia sede e lei doveva fare banalmente lo stage delle 150 ore universitarie e si era proposta la nostra casa editrice. Quindi io penso che sia un bellissimo segnale di fiducia, evidentemente aveva colto qualcosa, ci ha seguito in tutti questi anni fino al suo ritorno, non più come stagista, ma come proprio laureata in editoria e con una raccolta di racconti. Bellissima storia, davvero. Giada, oltretutto questo è un sistema di lavoro che vi sta dando soddisfazioni, come ci dicevi, e infatti state crescendo sempre di più. So che ci sono dei progetti importanti anche per quest'anno.
Sì, ci sono dei progetti importanti, penso che la soddisfazione più grande sia stata, come dicevi in apertura, l'apertura, scusate il gioco di parole, della sede a Verona, non tanto perché siamo a Verona come città, ma proprio come seconda sede. È un segnale bello, è un segnale di ripartenza per l'imprenditoria e soprattutto per l'imprenditoria culturale, perché quando si parla di cultura è un settore che piange per definizione. In un periodo in cui tutti stiamo facendo fatica indipendentemente dal settore a cui apparteniamo, penso che sia importante ripartire o perlomeno cercare di andare avanti. Noi siamo stati, lo ripeto, noi siamo stati come l'acqua, ci siamo adeguati proprio, abbiamo fluito nel nostro piccolo e però abbiamo seguito proprio le circostanze del caso. L'importante è non arrendersi, l'importante è fermarsi. Stiamo dando tanto come cultura, penso che nel momento in cui ci sarà la ripartenza sia anche scontato da parte delle persone riuscire a restituire, perché la cultura ci ha tenuto e ci sta facendo compagnia in questo periodo di chiusura, con la musica, con i racconti, e l'importante è poi saper restituire quanto ci è stato dato. Grazie Giada, davvero complimenti. Allora Ilaria, siamo in chiusura, non ci resta che ricordare dove possiamo trovare il tuo libro. Beh, sicuramente nella libreria Il Rio, Piazza Mantegna a Mantova, e in tutte le librerie e bookstore online. E benissimo, allora oggi vi abbiamo presentato il libro di Ilaria Motta, Punti di incontri del Rio Editore. Grazie ad Ilaria Motta e anche a Giada Scandola, buon lavoro. Grazie. Grazie, grazie a voi, arrivederci, tanto. Grazie a tutti. Grazie anche a tutti voi per averci seguito in questa puntata, io vi do appuntamento domani sempre su Telemanto, ma non cambiate canale.